Il ministro Giorgetti ha delineato il maxi emendamento con cui si ritocca la manovra con misure di carattere sociale significative. I rilievi dell'UE, che aveva parlato di possibili contrasti rispetto agli obiettivi PNRR, ha portato l'esecutivo ad eliminare la soglia di 60 euro per l'utilizzo del POS. Tra l'altro, su questo punto la norma contiene un refuso. Nel testo bollinato si prevede la soppressione dell'intero articolo 69, che contiene anche l'innalzamento del tetto al contante a 5.000 euro. Giorgetti, rispondendo alle opposizioni che notavano come leggendo il testo salterebbe il tetto del contante, ha ammesso l'errore. Mi assumo la responsabilità. Altra novità, sul reddito di cittadinanza le mensilità sono state ridotte da 8 a 7. Ci sono delle misure di carattere sociale che riteniamo importanti e significative, spiega il titolare dell'economia, precisando che passa da 20 a 25 mila il tetto del reddito per il taglio del cuneo. C'è l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per tutti quelli che hanno 75 anni. Tra le ulteriori misure, Giorgetti ha sottolineato: abbiamo previsto la revisione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024. È stata elevata la percentuale della fascia di pensioni da 4 a 5 volte la minima. Inoltre abbiamo previsto l'aumento all'80% dell'indennità del congedo parentale ricondotta ai genitori in via alternativa.